Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, farina di tipo 00, olio evo, parmigiano grattugiato, sale, pepe, noce moscata, acqua, prosciutto cotto e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il parmigiano, la noce moscata, il pepe e il sale. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere l'acqua. E l'olio ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Versare il composto nella ciotola con le zucchine. Amalgamare con la spatola. Versare metà del composto in una teglia rivestita con carta da forno irrorata con un filo d'olio da 30 per 22 cm. Mettere il formaggio. Ed il prosciutto. Versare il resto del composto. E livellare bene. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. La schiacciata è cotta, lasciare intiepidire e servire. Schiacciata di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!